Secondo alcuni siti web, tra cui Wikipedia.org, esordiente il Rai alla fine degli anni 80, è passato a Mediaset a metà degli anni 90 ed è stato uno dei volti storici di Italia 1, emittente per la quale ha condotto programmi di successo, come Sarabanda, Matricole e Meteore, La Pupa e Il Secchione e la Ruota della Fortuna. Nella seconda metà degli anni 2010 è approdato a Sky Italia, per poi far ritorno a Mediaset all'inizio degli anni 2020. Enrico Papi questa volta si è meritato il secondo tapiro d'oro della sua carriera. A consegnarglielo è stato Valerio Staffelli, che con l'occasione ha chiesto chiarimenti all'opinionista dell'Isola dei Famosi. La prima domanda è stata quella inerente all'evento della busta, negli studi di Cologno Monzese. Valerio incrocia Enrico e gli chiede: perché l'ha fatto? Soffre il fatto di non essere il conduttore? No. Quando faccio televisione, io sono molto spontaneo. In quel momento, mi è semplicemente passato per la testa di prendere la busta. Sono fatto così, ha risposto Enrico Papi, che successivamente ha aggiunto: non ho litigato con Ilari, e non mi cacciano dal programma. Con questa dichiarazione Papi ha voluto chiarire una questione che sta dando adito da ormai troppo tempo. Che non ci siano stati, o ci siano tuttora, eventuali attriti fra i due, questo non lo diamo per certo. Ma per quanto riguarda la sua presenza all'Isola dei Famosi, sembra tuttora ben stabile. Questa entrata in scena nel reality, però, ha causato a Papi non poche voci al riguardo, che difficilmente sta riuscendo a placare. In un post su Instagram lancia il suo sfogo, dove si ritrae in una foto con tanto di didascalia in inglese, in cui parla di stupidi e invidiosi, un messaggio generico che sicuramente porta un riferimento a chi, in questo periodo, ha cercato di sotterrarlo.